sono Simona Gastaldello, faccio parte del Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Torino in qualità di rappresentante ABI, ovvero sia dell'Associazione Bancaria Italiana. L'accesso al credito da parte delle donne non è mai stato semplice. Fortunatamente ne parlo al passato, anche perché negli ultimi anni le cose sono migliorate, quindi a parità di condizioni le eventuali difficoltà che una donna potrebbe incontrare nell'accedere al credito sono le medesime che potrebbe riscontrare un uomo. Viviamo anche in un contesto di cambiamento che ha coinvolto anche il mercato finanziario e quindi accanto alla finanza tradizionale lo stesso mercato ha rilasciato tutta una serie di strumenti di finanza alternativa come il private equity, come il crowdfunding, come le recenti blockchain o bitcoin, motivo per cui è fondamentale evidentemente per tutte le donne prendere conoscenza e soprattutto consapevolezza di tutte le opportunità e strumenti che il mercato sta rilasciando. Le donne poi non siamo solite chiedere, perché pensiamo di potercela cavare da sole. In realtà è fondamentale chiedere e imparare a presentarsi e a farci conoscere. E proprio a questo proposito, che al fine di supportare le donne nel processo di conoscenza, nel farsi conoscere e nel presentarsi, che la Camera di Commercio ed in particolare il Comitato per l'Imprenditoria Femminile sta lavorando su più fronti. Da un lato sta organizzando dei percorsi di avvicinamento alla finanza tradizionale e alla finanza alternativa, dall'altro organizzando anche delle chiacchierate nell'ambito dei talks, dei business talks con degli esperti. E in più la Camera di Commercio di Torino sta lavorando e continuando a lavorare sul progetto On Crowd, facciamo luce sul crowdfunding, con il duplice obiettivo di consentire agli imprenditori di conoscere al meglio le potenzialità dello strumento, ma soprattutto supportarli nella fase di realizzazione della loro campagna di crowdfunding.